Buongiorno ragazzi, partitina olimpica, giornata olimpica, mi sentite? Ciao, sono riuscita, ci sei, grazie, non ho preso l'acqua, anche stavolta ho dimenticato l'acqua, ho già la voce che va, buongiorno a tutti, un'oretta, sì, diciamo che un'oretta di partitina, buongiorno, quindi partitina olimpica, perché sì. Ora io potrei provare a spegnere il neon e vedere se questo cambia la percezione del tutto, ma ora mi sospetto, facciamo una prova tecnica avanzata, eh? Aspetta. Mettiamo per curiosità, perché sennò è impossibile fare più buio, qui è impossibile in questo momento. Dovrei fare di notte le partitine, quello potrebbe essere un segreto. Buongiorno a Nico. Buongiorno James e buongiorno. Facciamo una prova con la chitarra, guarda, è semplice, sto bene a chitarra, no? La metti davanti a questo e guarda come cambia, vedi, tutta un'altra cosa, adesso lo schermo del cabinato si vede benissimo, ma cosa importante in realtà non è lo schermo del cabinato, ma è il cabinato itself, lo Zaccaria su cui ora giocheremo, buongiorno, not fully confident, su cui giocheremo. Infatti a track and field, quindi Hyper Olympics, quindi diciamo che il vero non è interessante guardare questa area qua, che insomma lascia un po' il tempo che trova, ma l'importante è che voi capiate che io sto giocando qua a là, cioè quello che voi vedete là lo sto giocando qua, è chiaro? Beh, grazie a un sistema complicato di specchi leve che vi mostrerei se non fosse che mostrandovelo spaccherei praticamente tutto, perché tutta una serie di cavi. La telecamera è attaccata ad un attaccapanni, che non è un attaccacamera, è un attaccapanni, quindi non funziona. Ah, ecco, bravi, ditemi anche se l'audio del gioco si sente qualcosa o no. Il neon non ti fa sudare? No, il neon non fa praticamente niente, ma poi sono già sudato che è caldissimo, sono 32 gradi e dunque, siccome sono 32 gradi, ho pensato che poteva essere una buona idea celebrare lo spirito olimpico giocando a Hyper Olympic e forse anche Hyper Sports e magari anche qualche altro Hyper che vedremo insieme. Perché? Perché sono cominciate, se non vi foste accorti, le Olimpiadi sono state molto graziose nel presentarsi al mondo con una suite di musiche e dei videogiochi, quindi le delegazioni dei vari paesi sono state accolte dalla musica nello stadio di Tokyo dei videogiochi, da Dragon Quest, Nier, Gradius, Final Fantasy, c'è cioè di tutto e di più. Quindi mi sembrava giusto ringraziare, far ritornare il favore con dei videogiochi giapponesi a sfondo sportivo. Il riflesso dei cerchioni dei tuoi occhiali vale il setup. Va bene, grazie. In effetti è una roba. Va bene, allora. Ross West dice: Babic, in tempo di Olimpiadi, le prossime sfide dovremmo farle ai giochi olimpici. Tu sei furbo, caro Swistar, perché è proprio per questo che io sono qui con questo gioco. Perché la sfida della settimana di Kenobi Bizboch, che partirà questa settimana, sarà effettivamente su Hyper Olympics. E indovina un po', forse anche su Hyper Sports, magari doppia, vediamo. Comunque, anche Chrono Trigger, assolutamente. Anche Chrono Trigger, il tema di Frog, delle robe veramente fuori di testa. Va bene, la sfida comunque comincia domani. Vado? È un po' che non gioco a Hyper Olympics, quindi sarà da ridere. Mettiamo un gettone, un numero limitato di gettoni che limita comunque la quantità di partitine che si possono fare. Questa è una cosa molto sensata. Vado. Bene. Sì, va. Non mi ricordo più come la pausa. Pausa, sì, ok, va bene. Allora, mettiamo il nome. No, non ho settato il tasto, sono uno stronzo. Eh no, devo settare tutti e due i tasti, se no. Niente, aspettate un attimo, devo settare il tasto, se no niente scemo. Allora, input, this machine. Se. E vedi? Button 1, button 2 e button 3 manca. Manca, cicciù. Button 3 è questo qua, se no come fa a giocare? Questo è il potere del Torchio PC. Poter fare queste cose.
voi non avete visto niente, là, ma avete intervisto qua. È real hardware. Nico, no, non è real hardware, nel senso che sì, è molto real hardware, nel senso che il cabinato è molto real, ma questo setup in realtà parte da dal Torchio PC, il famoso ormai leggendario Torchio PC, che tutti si domandano cos'è, ma noi non possiamo divulgare, però è un sistema per cui effettivamente è un PC che manda questi dati, ma non è lo stesso PC che effettivamente poi registra questi dati e ve li manda su internet. Sono due PC praticamente, due, uno qua, uno là, tutto un sistema complesso, perché in questo modo io posso dal solo Torchio PC andare sia al cabinato che allo schermo orizzontale, sia all'altro CRT là in fondo che invece è verticale. Questo è un setup che sarebbe stato molto difficile da fare, mi avrebbe richiesto due super gun e tutte le PCB. Io peraltro ho queste PCB, però non qui. Non qui a Trieste dove mi trovo, quindi sì, potrei volendo montare la PCB per Olympics se avessi qua dentro il cabinato giocare, ma sarebbe un po' più complicato grabbare, potrei farlo, ma non sarebbe così semplice. Quindi è un misto, insomma, è un sistema diciamo misto. Livia Benson dice una cosa molto vera, dice che è bello avere i giochi di una volta proprio in casa, se penso che a Roma tutte le sale giochi poi sono diventate sale scommesse, mi sento male, e non solo a Roma, purtroppo, come sai, la situazione è triste. Allora, vediamo. No, ho sbagliato. Togliamo la pausa. Ho sbagliato anche a scrivere il nome. Cancella. Vediamo se mi lascia il tempo di farlo o se mi stroppa senza pietà. Mi lascia il tempo di farlo. Bene, si va. Concentrazione, io sono il bianco, il nero sta cercando di raggiungermi, ma io credo di sì, e vince. Bene, è stata così, cazzate. Molto importante, si sente ovviamente la voce di sintesi del VLM 030, 050, non mi ricordo, comunque Hyper Olympic usava questo chip di sintesi vocale, bellissimo. Si sente poco, l'alzo un po' perché è importante. Ah, ma tra l'altro non si sta vedendo non si vede la chat, mi rendo conto in questo momento. Però mi sono dimenticato, quindi non si vedrà un cazzo. Scusa un attimo, ma mi sono dimenticato la chat. Scusate il coppino. Allora, i warnings ci sono, però sono coperti dal gatto, quindi non si vedrebbero. Ecco, questi sono i warnings. Io metto la chat così, dovrebbe apparire, tipo. Yay! Anche se Fabio mi ha detto, ma scusa, non far che la chat copre tutto. Quindi, vabbè, ve la mostro un attimo, tac, la tolgo. È un'idea. Devo ancora, la prossima volta metto la chat bene. Comunque, porterò i vostri messaggi. Porterò i vostri messaggi vocalmente, leggendoli. Quindi anche qua, poi su YouTube, quando metteremo questa cosa su YouTube, in qualche modo la vostra voce verrà preservata. La mia no, che sentite oggi è bassissima. Dunque, dicevamo, alzare un po' il volume di Hyper, perché se non si sentono le voci è brutto, questa bella voce di sintesi. Appunto, dicevo, non è real hardware puro, nel senso che c'è un Torchio PC collegato ai due diversi CRT, uno orizzontale e l'altro verticale, che è fuori campo laggiù, che potete vedere nella puntata numero 0 di Prove Tecniche. Sì, Nico, penso anch'io che sia, se non è lo stesso, è un chip molto simile, credo comunque che sia un chip non della Texas Instruments. Cioè, prova a cercare VLM 030, 050, non mi ricordo. Però è fantastico, c'è questa sintesi, bellissimo, veramente eccezionale. Vedete che posso mettere in pausa, ovviamente se la scheda, con la scheda PCB non potrei mettere in pausa. Questo è molto vantaggioso per parlare con voi, per leggere soprattutto quello che scrivete, perché come sapete se lo diventa un po' difficile interagire, se il gioco corre avanti così posso fermarmi e anche riposare le nocche, questo ovviamente è barare, però pazienza. Andiamo avanti. Ah, salto in lungo. Bene, pronti? Cazzo, comunque si vede veramente bene. E allora, è una roba un po' lento, eh? Sono stato un po' lento. Però mi qualifico. Non è che mi qualifico, sono il primo nel mondo, capito? Ho giocato solo io.
Allora, fatemi mettere in pausa ancora un attimo. Perché devo regolare il cabinato, nel senso che voi sapete, guarda, si intravede anche la gettoniera, però voi sapete che i videogiochi da sala giochi avevano risoluzioni differenti, non erano tutti quanti uguali. Quindi a seconda del gioco che gioco mi trovo a dover usare il trimmer, il trimming, che non è il rimming, ma il trimming, che è sono una serie di piccole manopoline che mi permettono di regolare le proporzioni dello schermo correttamente. In questo caso devo andare, penso, su questa qui. Esatto, e fare in modo di far entrare tutto lo specchio della grafica del gioco nello schermo, cosa che ho fatto. Probabilmente l'avete leggermente intravisto sul CRT. Ovviamente invece sulla schermata a destra non vedete niente perché è fatta ed esce da un'altra uscita apposta per sorpresa, Crystal Clear. Perché sei tedesco? Germania est o ovest? Est. Vai, adesso vedo, posso vedere a che velocità sto andando. Vai. Un po' di energia, per Dio. Bello. Un po' basso, però meglio di prima. Infatti. The system 35, ma hai capito cosa dice? Bello. Vai. Non è fall, non è fall, non è fall, non è fall, non è fall. È fall. È fall. Fall. È andata così. Va bene, buongiorno. Vabbè, comunque sono classificato. Oh, javelin throw. Lancio di javelotto. Ma no, fa. È andata così. Follo, ho voluto troppo. Ho voluto troppo. Quindi a quel punto ho lanciato in alto tanto. Dai, concentration. Ma dai! Doppio fallo. E che buttati per l'UFO, non riesco neanche a qualificarmi, cavratta. Ma poi un UFO e un lampadario. Ecco, vabbè. Sì, sono un po' lento, sono un po' lento. Non è colpa del Torchio PC che ha una incredibile. Vabbè, grazie al cazzo. Ha un'incredibile risposta senza latenza, quindi in realtà sono proprio io che faccio cagare. È anche vero che i tasti, scusi un attimo, i tasti dello Zaccaria sono i famosi tasti col buco, no? Quindi questa cosa qua rende un po' meno facile il tambureggiare, si tambureggia molto meglio con i tasti alla giapponese, quindi in fuori, estrusi. Questi sono un pochino più difficili da padroneggiare. Potrei usare dei trucchi tipo l'accendino per correre velocissimo, distruggendo però i tasti, visto che il cabinato è mio, anche no, se fossi in sala giochi probabilmente l'avrei fatto. Beh, sì, record, Gavratta dice, ah, hai fatto il record. Bella sta roba, intanto posso mostrare la chat, così chiunque voglia. Comodissimo. O chiunque voglia fare un recap si guarda la chat mettendo in pausa se sta guardando su YouTube e poi ciao. Studierò un sistema per avere tipo una lineetta di chat e basta, ma adesso non c'ho la mente per farlo. Va bene. Allora, Scarac 73 dice track and field con i bottoni sono il male. Stick o trackball? Ma scusami, track and field è un gioco per pulsanti, è stato designato per i pulsanti. Tu sai, Scarax, che la trackball in realtà è un'invenzione degli americani, però non è una cosa di Konami, è una cosa fatta dalla Century che faceva il gioco su licenza. A un certo punto si sono inventati di usare la trackball per dare nuova linfa al gioco, ma assolutamente non è una roba di Konami, la trackball. Quindi noi la disprezziamo. Allo stesso modo, giocare col joystick, sì, io potrei configurare i tasti per giocare col joystick, ma non voglio farlo perché sono un filologo, quindi devo soffrire. Andiamo. Ora soffrirò, siccome muoio. Get set. Oh. Un po' di grinta, eh. Forza. Non mollare. 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 Dai, cazzo. Mamma mia. 13,55, roba da far game over, eh? Faccio succare. Ecco, adesso il grande momento, il momento in cui
si succa. Vai. Dio sì. Oh, l'ho detto, si succa. Concentrazione. Facciamo un tiro anche l'offio, ma faccio almeno un tiro. Vai. Bah, troppo alto. Peccato, eh. La stava a bollare a 45, era bello. Forza, ultimo tiro. E se no faccio un'altra partitina, ragazzi, cioè, semplice. Ok, ok, ok. Spero... No, non basta, non basta, non basta. No! Ma no, 74-69. Mi qualificavo con 75. Loser. Molto male. Molto male. Bene, end. Sono giocato solo io, quindi sono il primo. Grazie. Con Vangelis in sottofondo. Scusate, faccio un'altra partita a questo. So che dovevo passare, dopo passerò da Hypersport, ma prima gettone. Oh, come Fonzi. Direi degli stronzi. Allora, riproviamo. Mettiamo il nome e via. Più energia, forza. Dai, cazzo. Faccio schifo. Sì, ho capito. Non ci siamo. Dai, così, tutto di filato. Attenzione, ha fatto esattamente come la partita prima. Cioè, incredibile, esattamente come la partita prima. 7.33. Provo con un tasto solo quel tip e tap. Attenzione, forse il tip e tap non è una brutta tecnica, è quello di fare con due dita sullo stesso pulsante invece di usare due pulsanti. Oh. Meglio con due pulsanti. Potrei provare il tip e tap con due pulsanti, scusate le spalle, eh? No. No. L'offio. L'offietto. Neanche qualificato. Vabbè. The distance. Ah, dice the distance. The distance. Va bene. Provo il tip e tap loffissimo, non mi qualifico. Una scoreggia, va bene. Niente, il tip e tap è una cazzata, bisogna farlo su due tasti. Bello, un po' lento sempre, bisogna arrivare a 1200 cm al secondo. Scusate, adesso un attimo, perché è arrivato esaccente. Ross Weister, Babic, ma lo sai che il tasto da premere forsennatamente uno solo, mentre l'altro serve per l'action. No, i tasti sono due e in realtà tu dovresti usare proprio il fatto di avere due tasti per darti un ritmo, perché in realtà non è la forza bruta che ti porta ad aumentare la velocità, ma in realtà sarebbe il pacing sulle tacchette, in modo da riuscire ad andare a ritmo sempre più veloce, cadenzato, per salire. E a questo servono i due tasti. Puoi usare anche un tasto solo, ma devi imprimere una quantità di forza enorme, perché in realtà, perché tu fai brute force molto velocemente, perché non riuscendo, è disumano cercare di beccare le tacche per salire sempre più di velocità, perché è una specie di rhythm game che si sviluppa in un sessantesimo di secondo, no, in un secondo, insomma, non ha senso.
Allora tu cerchi di fare il più veloce possibile per riuscire a beccare sicuramente il momento in cui c'è l'attacca sull'arco del 60 di quel che è, e insomma hai capito, una spiegazione del manga. Comunque praticamente non è così, invece ha ragione Kiwi Berserker che dice tap the button during the flight of the javelin. Sì, that's very true. I always forget. I don't know if it works, but it feels nice. Esatto, quello che dice Scarrax. Flying. Dai, su! Un po' di ritmo! Forza! Ho preso malissimo! No! Schifo! Che faccio? Passo a Hypersports o ne faccio ancora una? Yours the choice. Hypersports, another one to this one. As you wish. Qua ho fatto cagare, però sono partito male. Sarei tentato di mettermi due tasti per correre qua e questo per partire, però secondo me. Non so. È un po' una cazzata. You tell me. Hypersports, che ora è? 18? No, dai, me ne faccio ancora uno. Tanto che me frega. No? Ah, ciao. Però questa volta mi chiamerò Hans, perché l'ansia è anche un po' Hans, la carrozza di Hans. Forza. Non ho capito come si settano i record del mondo qua. C'è un bug, secondo me. Vabbè. C'è un bug nel boh. Provo con uno. In realtà mi pare che faccio uguale con uno e con due. Sì, è una roba, però è vero che non riesco a sentire un feeling così superiore con due tasti rispetto a un tasto, quindi tutto sommato. Provo col tasto sopra. Ciao. Fo. Fao. Pao. La scherma c'è in Great Swordsman, dopo lo proviamo. Beh. Hans, la carrozza di Hans. Ho provato già prima, Ross, non mi guardi con attenzione. Perché stai guardando la scherma, questa è la verità. Bello. E allora, Hans spacca tutto, eh. Bene, ultima. Facciamo il. Ma sai che mi sa che per riuscire a fare scusa. Mi sa, I think that if you want to get UFO, you have to do the 100, 1200 centimeters per second. Right? Is it true, Kiwi? You are not the expert, so you have to give me advice and insight, but I think that if you want to get the UFO,
You have to really do 1200 km. Eh sì, vaffanculo, riesco a parlare. Andiamo. Provo. Vediamo. Non ce la fa. Secondo me non riesco ad uscire dallo schermo, quindi non riesco a prendere il... infatti. Pucotto dice un'altra cosa vera, che io tendo ad essere un po' basso, invece bisognerebbe stare sui 50 nel giavellotto. Dio, Madonna, è Dio! Intelligenza artificiale ad elastico. Suga, maledetto. Che problema ho? Con gli ostacoli. Cioè, il problema è il lancio del martello, ma non gli ostacoli. No, non ci sto, ragazzi. Mi spiace. Non ci sto. Io so, ci vuole l'energia di Ugo Laviano. Oh, col potere di Ugo vincerò. Sempre là. The time. Vai Ugo, vola. Lento come una scureggia lenta. 6:30, 6:25. Vergognati. Vai. Peccato perché era buono lo stacco, cioè lo stacco faceva schifo, quindi ho perso 50 centimetri. Però comunque è secondo. Bello. Diciamo che siamo primi. Grande Ugo, adesso sembra che Ugo Laviano mi abbia fatto il record, però non va bene. Dai, basta cazzate. Forza. Un po' troppo. Grazie, per 8 centimetri. Niente, troppo, devo stare comunque su più tra i 45 e i 50, ma non oltre. Ecco, buono. Ah. Una roba. Vabbè, intanto mi sono qualificato. Tua zia ce l'ha molto con me. Fall. Bello che ti dici subito fall, così non perdi tempo a dire vabbè. Premi i tasti con l'unghia e non con il polpastrello appoggiando la punta delle dita e vibrando. Interessante questa tecnica. Vibrando. Stacco perfetto. Agonismo. Agonismo. No. Corri. No, sì, per 13 centesimi secondo. Il gioco perfetto per una sera, per una partita d'estate. Allora, ora, concentrazione. Beh, se mi classifico così, non so cosa dire, ragazzi. E allora, sì.
Finalmente. Adesso possiamo fare i cretini, vai! Dio! Dio, ma sì! No! Sapete che quando lanciano il martello anche in realtà urlano? Ah! È per forza che urlano! Oh, adesso questa è una roba. Tu a quella... Vabbè, non ci gioco da 1000 anni, quindi adesso è difficile. Forza, meglio, forza. Grazie cazzo, Ugo. E Ugo spacca, eh. Tipo, tu fai, vai. Ah, qui è tutta una roba di angolazione bellissima. Jump on the eye in Konami. Great. Nice trick, thank you. Non è un po' troppo in là? It's a little bit too much. I should jump a little bit later, I guess. Peccato, eh? For just 5 centimeters. Too bad. But at least you saw all the sports of Hyper Olympic. Oh, vediamo un po' cosa dite. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Per capire il salto in alto ci avevo messo il tempo. Io non ho mai capito il salto con l'asta di Hyper Sports, come scoprirete molto presto, forse. Buongiorno, ma il CAB c'è connesso il torchio PC? Ebbene sì, al CAB è connesso un torchio PC con latenza sub 0. E troppo presto. Andrea, ho una copia del libro che si chiama Avoid Missing Ball, uscito solo per noleggiatori e per la della storia dei giochi in accademia, con una seconda. Vorrei donare un paio di copie alla Combrico e Knobiswatch. Nico, io ce l'ho quel libro. Pensa che scrissi a Cerigioni dicendogli: guarda, io ho scritto un libro su Super Mario, ti va di fare uno scambio? Lui fu molto gentile, perché il suo libro è molto più ciccioso, è stato molto carino. E quindi ce l'abbiamo, ti ringrazio. Se vuoi donarlo a Fabio, Fabio sarà felicissimo. Un libro molto interessante. È anche scritto con lo stile di chi veramente ha vissuto quegli anni, quindi non ha quella un po' masturbazione accademica che hanno certi libri. È molto vero nel raccontare le robe di Namco, quei tipi tutti nudi, tutti imbriachi. Va bene, andiamo. Hyper Sports ci aspetta. Anzi, così qui giochiamo Hyper Olympic 84, che è un po' che è Hyper Sports, però si chiama Hyper Olympic 84. Voi non vedete ovviamente il menu, ma lo vedo io. Ciao Verni Mark, ciao, buongiorno. Hai visto cosa si fa col tuo cabinato? Si fanno cose bellissime. Questo. Tu dici, ah, non vuoi la Pandora, però poi attacchi il PC. Eh sì, lo so, sono un peccatore, perché tu sei l'acqua del Signore. Allora, questo è terribilmente duro. Ogni tanto bisogna dargli un colpo, Verni, ma mi piace questa cosa, gli dà quell'effetto di verismo. Andiamo. Devo fissare i pulsanti, però come al solito dico il mame è sempre così. Allora, input, this machine. Ta ta ta, questo c'è, questo invece l'ha perso. Questo l'ha perso e lo mettiamo sul alt. Ok. Ci siamo. Allora, io mi chiamo Andrea. Che bello, forma di stella, ma per dire... E qua è tutto un altro disco. Scusa, audio super bassissimo, dice signor Uscita. Sì, lo alzo. Grazie delle indicazioni, ragazzi. Voi sapete che siete il mixer di Kenobismo, ci siete voi. Quindi, mi ha detto Keno che ha del burn, sì, ma non lo vedrò mai più, Verni. Si vede solo, mi pare, sul verde scuro, sul blu, riesce a vedere il timer di un gioco, ma tipo qua, vabbè, se non lo puoi vedere, però praticamente impercettibile. Sinceramente, finché non si rompe il monitor, io lo terrei così, è così figo, è così bello, quindi perché soffrire? Vai, get set.
scrivetemi se adesso l'audio è migliore, per me è fortissimo, però niente, adesso troppo? Adesso è troppo forte, infatti è straforte. E ve l'ho detto io, lui mi ha fatto alzare. Siete tutti insieme il mixer di Kenobismus, quindi dovete trovare la quadra dell'audio. lo sento a Berlino direttamente, esatto. Va bene, sapete che ci sono dei trucchi bellissimi in Hypersport, in Hyper Olympic 84 o Hypersport, che si voglia. Ci sono dei trucchi incredibili. È il rhythm game più bello della storia, te l'ho detto io, Ross, se non fare il bullo. E, questa cosa qua è tutto un trucco. Ogni sport c'è un trucco. Il nuoto, se tu, giocatore 1, e il primo giocatore computer arrivate pari, esce una tartaruga di Mao, un K, anzi, una tartaruga mitologica giapponese. Qua adesso vediamo se riusciamo ad avere un po' di trucchi o no. Che succata. Anzi, ditemi com'è l'audio adesso. Ah, tu hai detto. No, ma non mi riferivo a te, signor uscita. Qualcun altro aveva detto che era basso, no, figurati. Non era in riferimento a te, anzi, tu mi hai fatto capire che andava bene, quindi poi l'ho riabbassato. Adesso ci sta? Più o meno. Sì, bene, via. Io. Vabbè, ma neanche perfect, cioè succare. Dio, ma mi ha dato comunque il paperotto, vabbè. Insomma, si poteva fare meglio, eh. La Madonna, esigenti. Olè. Ciao Olivia Benson, grazie, grazie mille, grazie del tuo saluto che mi ha portato bene, tra l'altro. Quindi. Ciao. Sono primo come stesso, Ah, il mio preferito. Qua se lo lasci di solito lui a un certo punto si ferma bene. Benissimo, subito successo. Ma va a cagare. Basta! Troppo basso. Di più! Vabbè, il primo serve a prendere un po', no? Di più. Di meno. Di più. Di meno.
Dai, cazzo, allora, tu tiri là. Molto dopo devo tirare allora. Non così tanto dopo. Così dopo. No. Che succazio, ragazzi, oh. Ma che è? Loser. Ma perché così presto tiro? Disperato per terra. Che schifezza, oh. Ora è bella stonata. Subito così, dai. On your mark. Vai. Notate che è molto meno di fatica questo rispetto all'altro. Rispetto ai Paralimpi qua è molto meno sullo smanettare, molto più sul timing. Perché la gente si è rotta le balle di smanettare, insomma, no? A una certa età ti rompi le balle di smanettare, normale. Ho cercato di arrivare pari con il... No, non ce l'ho fatta. Dai, concentration. No, il problema è che devo tappare meglio l'audio, nel senso che il gioco è latenza zero, questo Torchio PC è mondiale da questo punto di vista, quindi è veramente perfetto, ma l'audio ha una leggera latenza e in questo gioco è questa cosa micidiale, perché non puoi ovviamente usare il ritmo dei suoni e degli spari per sincronizzarti. Quindi giocherei probabilmente meglio se mi togliessi le cuffie. Mi tolgo le cuffie. Vediamo cosa succede. Tanto per ridere, no? Senza cuffie, senza suono, solo video. E allora, capito come funziona la questione? Mi mandava fuori l'audio. Mi sono tolto le cuffie perché io per registrare l'audio sto mandando in realtà l'audio, non lo sto facendo uscire dal cabinato come potrei, ma lo sto facendo in realtà passare attraverso un sistema di complicatissime leve e specchi che forse potrebbe anche aggiungere una latenza. Potrebbe essere. Comunque questa decente, tutto sommato. E adesso vedrete che arriveranno da entrambe le parti i piattelli, perché è la seconda run, anzi, diciamo, è il secondo pattern. Provo a togliermi del tutto le cuffie, vediamo cosa succede. Questo non me lo ricordo come pattern. Metto qua. Spaccata la schiena. Dai, facci vedere chi sei. Vai.
Vabbè, carta di culissimo. Cazzo, se tiravo bene qua mi davano 9,30, eh. Facciamo la gag? Dai, vi mostro la gag. Trucchetti. Gag. Quindi, se voi staccate, fate solamente mezzo giro e atterrate di testa, vi cade un lampadario da 3000, che fa ride. Ma con un PC la latenza non dovrebbe essere già trascurata di default, il cablaggio sperimentale che aumenta quel pochino? No, se tu giochi col MAME su un PC che non è ottimizzato per giocarci col MAME, è un disastro. Cioè, notoriamente c'è una latenza sui controlli notevole. Il torque PC è un PC fatto con il focus di non avere latenza dei controlli. Però io sospetto che questo giro che faccio per far arrivare l'audio tramite il gato, bla 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 bla, aggiunga un filo di latenza all'audio, quindi l'audio in ritardo. C'è un match perfetto tra controlli e quello che faccio sullo schermo, ma è l'audio un po' in ritardo. Troverò un sistema sicuramente per mettere a posto questa cosa, a costo di trovare un sistema per avere l'audio che esce sia dal cabinato sia da lì, perché ho l'impressione che quando gioco sul cabinato con l'audio del cabinato questa cosa non succede, ma vabbè, devo un attimo capire, insomma è ancora da sperimentare. Questo gioco ti par di conoscere, e te credo, è una grandissimo successo di Konami. Il terzo, sai che non ci ho mai giocato, Rosco, ovviamente lo schifo il terzo episodio, è veramente brutto. Dai, forza, non facciamo cazzate, forza. Vai. Bella merda. 4 in su. Mi ci vuole un po' di... Ok. Un po' più tardi. Un po' più presto. Dai in culo. Scusate. Ma damn nice, no? Niente, neanche Bogaz. Ma come, ne? È difficilissimo il qualify di Hyper Olympic 84 rispetto ai per sport, secondo me. Troppo tardi. Vai in mona. Non ce la faccio, non riesco a superare l'arco, ma è un mistero sta roba, cioè non è vero, non è possibile. È super sensibile. Dai! Ma faccio schifo! Pessimo! Neanche un nice! Io sospetto che... Scusate, lo svuotaggio prima. Che Hyper Olympic 84 faccia un po' più schifo di Hyper Sports. Probabilmente è la versione giapponese. Hyper Olympic 84 potrebbe essere questo. Ragazzi, ricordate che in che gioco se sbagliavi il lancio del martello simulava lo schermo verdi, ma che ci vuoi altri gettoni? Non so, mi piace di averne pochi perché
Questo gesto del gettoniere è carino. Tu dici avrei questo tasto per far partire. Lo so, però il piacere del gettone è troppo superiore. Comunque ho fatto veramente schifo, tanto che non ci credo e voglio provare Hyper Sports. Ci sarebbe anche Hyper Sports Special. Allora, facciamoci per ridere prima una partita Hyper Sports Special, che è un gioco che non, praticamente non conosco, ci ho giocato pochissimo nella mia vita. Molto più tardi Konami ha fatto questo terzo episodio, nell'88, quindi 4 anni dopo Konami ha fatto questo gioco bislacco. Devo sempre aggiungere il tasto che manca. Welcome to the stadium. Welcome to the stadium. In the 8 event. Go for goal. Ditemi se l'audio è super super fortissimo. Hyper Sports Special. Hyper Sports Special. Fatemi sapere se spara l'audio senza violenza. Qualcuno ha detto Go for the Gold, che il gioco in cui si spaccava il vetro secondo me era Go for the Gold. Dai, proviamo questo gioco, questa roba qua un po' così. È bislacco e non è assolutamente bello come quegli altri, eh? Quindi è giusto per provare com'è la sensazione. FM, sensazione molto FM. Molti zoom, molta roba, però dove è la sostanza? Dove sono i baffi? I baffi! On your mark. Get set. Che fa? Che fa? Che fa? Che fa? Time 12.44 seconds. Bah. Si vince sempre, si vince tutti. Cos'è sta roba? È terribile. Distance 5.85 meters. Che zozzeria, non vedi? Mamma mia, ma è terribile, è veramente terribile. Non ha, esatto, non ha niente, non ha nulla della croccantezza originale, tutto sbagliato. Questa idea di dello zoom, proprio una visuale sbagliata per il salto in lungo. Cioè, che me frega di vedere il salto in lungo così? Perdi completamente il piacere di vedere la lunghezza, una roba proprio sbagliata da tutti i punti di vista. Guardate questa grafica poi strecciata, che è veramente terribile. Buongiorno Antonio, no, _01. Ah, qua c'è staffetta, chissà come si gioca. Vediamo. On your mark. Sì. Get set. Sì. Corri, bestia. Come on. Come on. Dio santo. Oh! È terribile. E tagliela. Buonanotte. No, vabbè, ingiocabile. Però non sapendo come si gioca, però. Ma che fai? Cioè, dagli sta staffetta. Sì, lo so che devo premere il salto, lo premevo, ma il problema è che devi avere un timing specifico per farlo che non so.
agghiacciante. Welcome to the stadium. Test your strength and stamina in the eight events. Go for gold. Hyper Sport Special. Il curling, che stai dicendo? Vuoi il curling c'è su MSX? In Hyper Sport 3 su MSX c'è il curling. Quindi Konami effettivamente ha fatto il curling. No, vabbè, non accetto di giocare a sta roba, è un'offesa a tutto quello che Konami ha fatto in precedenza. Mentre mi faccio un'altra partita, se permettete, ad Hyper Sports, perché mi dà troppo sul piffero che non riesco a passare il tiro con l'arco, una cosa che non accetto e credo che sia anche proprio illegale in diversi stati. Quindi adesso vi mostrerò come funziona il vero giocatore. Secondo me Hyper Sports è calibrato meglio rispetto a Hyper Olympics 84. Adesso vedremo se è una cazzata e... o no. Dai. On your mark. On your marks. Get set. Yeah. Vai. No! Ho sbagliato da ricchiato. Track and field Hyper Olympic. Fastidio, ho mancato l'ultimo. Mi tolgo l'audio. Vai. Ah, l'audio dei pulsanti. Senza distrazioni. Mamma mia, un altro mondo di tua zia. Comunque sbaglio perché parlo. Non si può parlare mentre giochi ad Hyper Sport. Devi stare zitto. Se no non c'è ritmo. Oh, that's the way I like it. Per chi si stesse chiedendo come funziona quel fatto lì, come funziona quel fatto lì, quando prendi tutti i target arriva quella specie di pupazzone in volo e se lo prendi con il mirino di sinistra appare l'uccello che dà proprio la fraccata dei punti completa. Ciao Hexa, buongiorno. Non si usava la manetta destra sinistra in sala per sparare i bersagli. La manetta destra sinistra si usava nei bootleg tendenzialmente, oppure se chi faceva il cabinato pronto scheda o meno, pronto scheda, uniplug forse, decideva di mappare i pulsanti sulla leva sinistra-destra. Questa cosa in realtà poi derivava dal fatto che Decathlon di David Crane per Atari UCS usava la leva sinistra-destra. Decathlon è un plagio in effetti di Hyper Olympic, non tutti lo sanno, non tutti ci credono, ma è così. Quindi alla fine David Crane ha fatto del buono solo Pitfall. No, non è vero. Va bene, andiamo. Sì, scusa. Ragazza. Stacco. Dio. Vabbè. Scemo, ma basta dosare alla fine, non è che sia così difficile, è uno stacco perfetto, non riuscirà mai più uno stacco del genere. Invece così dai, 5 però un po' basso, però è sufficiente, va bene. E l'abbiamo portata a casa. Bene. Facciamo la gag? Dai, vediamo come lo stacco. Se lo stacco è buono non faccio la gag. Stacco perfetto. E come invece? Molto bene.
Sì, 1500 finali di era una roba. Ok, la vediamo com'è, se è più facile qua, se sono semplice io che faccio schifo. Sono io che faccio schifo, ok. Tutto a posto. Allora. Oh, incredibile. Ma nice, dai. Nice. Quasi nice. Quasi schifo. E dai, ho fatto nice. Per due. Niente, oh, un cazzo. Non c'è niente da fare, non ce la faccio. Dai. Ma perché? Troppo presto. Troppo presto, o troppo tardi. Uguale, non importa quando lancio, faccio cagare sempre. Oh, ho fatto sempre 5, è incredibile, ma non riesco lo stesso. Ma dove sbaglio? Candeggio. Troppo tardi, troppo presto, troppo presto. Ok, tiro troppo presto, è evidente. Sì, ok, chiaro, ce l'ho. Tranquillo ragazzi, ce l'ho. Sì, sì, ce l'ho. È tranquillo. Ce l'ho in... Sai dove ce l'ho? Ecco. Lì ce l'ho! Ma dai! Stupido! E niente! Non ce la fa! Cioè, incapace di intendere, di qualificarsi dopo... Signori, io non ho parole, veramente penso... You are the great mona, cioè, altro che meglio, visto. Lo so che dipende dal vento, ma avevo calcolato il vento, ma male, non so che giocare, ero bravo, questo, giuro. Vabbè, big delusion. Va bene, abbiamo ancora qualche minuto, poi adesso andrò su a mangiare, però volevo provare una serie di giochi abbastanza buffi. C'è una serie di giochi, proverò. Vediamo se c'è, tra l'altro, qua... I have all the games, come vedete, come potete intravedere nel come potete intravedere nello schermo, c'è un menu I have all the games. No, mi arrendo, Marco Lupolo, perché ho provato anche prima 3 partite e non ce la faccio più, ma è stranissimo. Comunque, di nuovo, secondo me devo stare attento con l'audio, perché l'audio mi manda fuori. Vediamo in questa cosa incredibile, la risposta di Taito a Hyper Olympic. Cioè, adesso guardate attentamente questo gioco, è 84, quindi hanno visto... Adesso abbasso un po' il volume perché spara. Ecco. Va bene, Field Day è la risposta di Taito a Hyper Olympic. È un gioco che non poteva andare da nessuna parte, è una roba incredibile. Io non ci so giocare, tra l'altro. Però vedete che chiaramente proprio c'è tutto di Hyper Olympic, no? Proprio tutto. Però con gli sport buffi, tipo come se fosse festa campestre, Field Day, appunto. Vabbè, non si merita neanche un gettone. È carino, la grafica è carina, no? Cioè, comunque è una roba. Sì. Che è sta roba? Che suoni bizzarri. Ah, scusa, hai ragione, mi sono dimenticato che c'è un problema io... personale che devo mettere a posto, sempre sta roba, perché ho sbagliato qualcosa. Il secondo pulsante è questo, scusa, ecco. Andiamo. Scusa, sì, arrivo, metto il nome, ho sbagliato. Stai calmo. No, no, aspetta, aspetta, sto mettendo, non mi rompere. Ecco, ho messo. Bene. Chi sono io? Adesso sono quella, come avete capito, a... Non so chi sono! Non capisco chi sono! Sono quella a destra. Sono quella a destra, sto facendo schifissimo. Sto cercando di capire come si fa. È incomprensibilissimo. Devo tirare le palle nel canestro, ma non capisco come faccio a regolare l'angolazione.
un successo. Graficamente è molto carino. Sì, sono a destra, ma faccio schifo lo stesso, capito? Ciao Bernie Mark! Ciao! Tra l'altro il player 2 si chiama Z80, è bellissima sta cosa. Sono primo con 0 punti, beh, soddisfazione comunque. No, scusa, non capisco. ABC, sarà il mio nome, bellissimo. Devo capire. Non ci posso credere che non capisco come si fa. Allora, se schiaccio, tiro la palla a mare. Ok, così alzo la gradazione. Ok, ho capito, ma non serve un cazzo lo stesso. Ogni volta che tu schiacci i tasti... devi ogni volta riregolare la tua angolazione in modo da avere una 71 circa. E allora se tiri 71 forse riesci a fare canestro, forse. Beh, quante ne ho fatte? 0. Beh, ho capito come si gioca e ho fatto game over, una soddisfazione. Certo che far succare così non era facile, eh? Ma graficamente è una delizia. Sì, va detto, queste ragazzine che lanciano le palle, bellissimo, però... Il mio nome è Otto. Dai, non accetto che non riesco a fare... Devi praticamente schiacciare fino ad arrivare a 71 e poi tirare. Io sospetto che si giocasse con qualcosa di analogico, perché è troppo strano come non riesco a fare un cazzo. Attenzione, ho capito come si gioca. Attenzione, ho capito come si gioca. Una cazzata. Devi schiacciare sempre a cannone per stare sui 73. E chi vince? E chi vince? Per una palla vince Bisboch. Anche lei ha vinto, però. Si vince sempre. Vabbè. Adesso cos'è? Corsi, si corre, va bene. Sì. Get set. Sì. Si vince sempre, si vince tutti. Beh, allora, musiche bellissime, scoppiazzamento galattico. Qui era interessante che per correre dovevi schiacciare i due tasti contemporaneamente, perché ovviamente correvi tipo legata con la corda, proprio la corsa e la festa campestre giapponese, no? L'avete visto in molti anime, questa scena dei ragazzi che gareggiano legati per una corda, ad una gamba. Praticamente dovevi schiacciare i due tasti invece che alternatamente insieme. È roba, eh? Notte con musica allegrissime, quanta allegria. Ho fatto un record, tra l'altro. Dai, bene. No, devo capire un attimo come si gioca, aspetta, eh. Sì, vabbè, un po' di ritmo però. Riproviamo. No, è difficile perché fa whoop e poi giù. Fascinante. Posso impegnarmi, posso farcela. I want to believe. E c'era... No! Peccato! 8 la qualifica. E piange. Piange come se non ci fosse un domani. Queste musichette allegre. Devi solo prendere più forte che puoi, esattamente. Questo organo FM è bellissimo.
Bello però, bello, interessante. Tra l'altro penso che sia uno dei primi giochi di Taito ad usare l'FM. Sì, straziante. Va bene, grazie Filo Dei. Guarda che carina, dice premi il pulsante, e invece no, perché è venuta l'ora di andare a fare la pappas. Quindi io ritualmente spegnerò il cabinato. Faccio? Va bene, faccio, dai. Spento il cabinato, ma ovviamente il gioco va avanti perché sono staccati.